non ha terror radius, ma una lullaby mentre è, mentre è così. E se si tipo su una TV, stacca una stack di condanna a tutti i sopravvissuti che sono vicino a una TV accesa. Quando sono al massimo di stack, che sono 7, quando li abbatti li puoi fare muori direttamente. Basta. Questo è il potere di Sadak. Ma questo è un ottimo primo hit. Oh, però Shaq non me lo voglio proprio giocare. Ok, proviamo a tipparci qua. Tipo, se riuscissimo ad appendere di fianco a questo gancio sarebbe ottimo, perché abbiamo lì il la TV. Però non ci arriveremo perché si è allontanato fin troppo. Quello voglio rompere un uncino. Però abbiamo questa con quello, per esempio, adesso. Quindi mi basta tipparmi intanto di nuovo qua, che rompiamo questo palco, questo gen. Che avevamo visto che era in lavorazione. Ha urlato Ada o Yun? Non so chi abbia urlato. Mi sa che ha steltato più. Oh, era Ada? Non era Ada, peccato. Speravo fosse Ada che mi è caduta in faccia, ma no. Un'altra cosa che puoi usare è il potere mentre sei invisibile. Tra l'altro, se vi droppano un pallet in testa, non vieni stordito. Ciao Lady, buonasera. Oh merda, ha sbagliato la mira. Ottimo. Andava al pallet e me lo prendeva al pallet direttamente. Questo non l'ho ben capito. Forse era Yun che è one shottabile, però. Perché è stata una donna, l'altro è un uomo, quindi. Ha ancora poco tempo, però. Tipo 15-20 secondi. Brava. Lui sarebbe stato one shottabile, per esempio. Se fosse stato, se non fosse in cooldown l'avrei preso. Se non fosse stato in cooldown coso, il per. Ah, agilità, peccato. Vabbè, lo bloodlustiamo a sto punto. Oh cazzo. Ok, mi sa che qua non posso bloodlustare. Troppo lungo il loop. Ok, ho sbagliato il lato. Meno male. Dovevo dropparlo qui. Allora, prendiamo qui. Prendiamo un paio di timone dintorni. Una sola, quella lì è la più vicina. Tanto ci tipiamo lontano. Ok, sto facendo safe. Devo provare una cosa, tra l'altro. È sempre una donna che ha urlato. Quindi è la Yun. Che va di nuovo a Shaq probabilmente adesso. Quasi. Devo rompere qua. L'unico che è che non prendo mai il surf intorno al trial. Aspetta. Non prende mai il surf? In che senso? Tecnicamente anche Chucky non prende il sopravvissuto. Niente, lo perso, fuck. Con l'inaspettato non mi serve neanche andare invisibile. Che è una cosa comoda. Perché posso essere già pronto a ferire. Inaspettato comunque con lei secondo me non è così male. Perché alla fine si aspettano almeno la lullaby che si avvicini. Invece se non si sentono nessuno dei due non sanno che cos'è. E
problema è Shaq con questa build, perché non ho cose per loopare Shaq. Non ho inganno, tipo. Dovrei far droppare il pallet, ma comunque. Sono poi dietro, sono solo a 4 hook. Due già rimasti, quasi uno. Ciao Mattia, buonanotte, grazie di essere passato. Inganno ci sarebbe, sì, però... Qui non ho delle TV. Non buone, almeno. Qualcuno l'ha fatto il save, ma non ha urlato. Ho sbagliato strada. È di qua che ho appeso. Saranno corsi via. Oh. È stato il Felix? Non credo fosse il Felix, però. Però potrebbe essere. No, non era. Quindi David King c'ha Calm Spirit. Ho provato a cadere in questo mine. Un genere è rimasto. E qual è che è bloccato da impasse? Questo qui, ok. Inizio a tipare vedendo se trovo qualcuno. Mi sa che c'ha anche quello per non far rivelare l'aura, il signor David. Stravolgimento, perché non... Oh, quello? Le unghie, buone le unghie. Io vedo ancora la sua aura. Questo è un altro hit. Devo andare a controllare i vari gen. Mi ha visto. Controllo un attimo questo. Continuo anche... Vabbè, adesso sì, c'è anche guardare dentro la TV. Ora esce il gioco quello che voglio. Potrebbe. Penso calciare un gen, quindi penso che ne puoi trattare valio. Non ho neanche letto, considera. Io li calcio i gen. Guarda che valio. Valio assoluto questo. Stavo per guardare in basso. Mai guardare in basso quando ti vogliono flashare nel dedo. Buonasera caro. Non andate mai. Ah, lei si cura nel basement. C'ha il pet di merda per curarsi nel basement. Ecco perché si cura tanto. Ragazzi, mi sono tippato, raga. Devo controllare i gen. Ah, porco due. Dai, ci poteva stare, l'ho visto quando mi corso a faccia, però. Non ho avuto reazione. Ed ecco che arriva che spamma il bot su Twitch. Mi immagino che la tizia sia sotto a curarsi. Non ancora, non è più andato sotto. Spero risaltasse. Oh, non poteva risaltare, ecco perché. A sto punto gli facciamo droppare il god. Vuole essere appeso nel basement. Col gran cazzo che ti appendo nel basement. Non sono scemo, non ti appendo nel basement. È troppo palese quando vai nel basement che vuoi essere appeso nel basement. No, no. Vedi quanto è inutile il tuo bellissimo perk, Ezix. Voglio vedere una cosa, perché quando diventa... Devo testarlo, perché non so se il TP lo considera quando mi sono tippato e in quel momento mi considera dove era ancora prima.
Quando vedete che il perk di Make Your Choice diventa invisibile, tra virgolette, pazzo, ora, forse, non lo so. Lo era diventato un attimo, infatti l'aveva iniziato il save. Ciao amica. Gli facciamo pure un mori, attenzione. Tana. Nene! Non va lo zoom. Oh, però ho trovato la botta, allora sono felice. Tutto karma questo. Non sta funzionando il programma con cui di solito faccio lo zoom. Perché ha laggato così il Mori? In che senso ha laggato? Ciao Forget, dopo giochiamo Layers of Fear. Ciao Peppe, buonasera caro, come stai? Dobbiamo tra l'altro aggiornarli il punto esclamativo comandi. L'ho visto. È lontano lui dalla condanna. Vai va. Lo spoiler è un gioco horror in introspettiva. Ormai era vinta. Un cacchio. GG. GG WP. Chi è che aveva Calm Spirit però? Nessuno aveva Calm Spirit. Perché prima non l'ho sentito urlare?